tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video un pochino diverso dal solito. Si tratta infatti di una TBR annuale. Ho deciso di pescare a sorte 12 titoli, quindi un libro al mese da qui alla fine dell'anno. Trarrò appunto questi titoli e poi ne sceglierò uno a caso, non andrò in ordine di pescaggio, però insomma vorrei alla fine dell'anno averli letti tutti. Perché solo 12 e non, come c'è adesso, 24 libri per il 2024? Perché partecipo già a varie challenge, quindi ho già dei libri in TBR. Sto facendo la sfida dello scaffale strabordante, che sono 30 libri, vi lascio il link di quel video, per adesso ne ho letti solo due. In più io e mia sorella ogni anno ci creiamo una challenge con vari punti che cambiano ogni anno e quindi anche quelli sono tanti e quindi insomma diciamo che un po' di libri in TBR ce l'ho di già, però volevo pescare un po' a caso, andare a sorte e obbligarmi a leggere quei libri che ancora non ho letto e che sono in libreria da un po'. Mi piacerebbe, ecco, leggere molto di più i libri che ho in libreria e essere un po' meno soffocata dalle collaborazioni, devo essere sincera. Allora, siccome gennaio è finito, siamo a febbraio, io per gennaio ho letto e scelto questi due titoli, quindi in realtà sono due, non è uno, perché non aveva senso estrarli, ormai gennaio era finito e quindi ho letto questi due, che sono Pinocchio e Giulietta Zombie, ve ne ho parlato nell'ultimo wrap-up, quindi invece di 12 libri ne estrarrò 11. Allora, qua in questo sacchettino ho fatto dei bigliettini, li ho piegati con i titoli dei libri e guardiamo che cosa esce fuori. Peschiamo il primo bigliettino, che è I due esorcisti. Questo è un libro che io ho trovato su Vinted a pochissimo, vi lascio la copertina, è un libro, dovrebbe essere un horror, ne ho sentito parlare bene ma ne ho sentito parlare poco e mi interessava moltissimo, quindi spero che non mi deluda, vedremo, la trama mi interessava particolarmente quindi l'ho acquistato, spero di leggerlo quest'anno. Secondo bigliettino, Il Bosco Oscuro. Questo libro fa parte, mi sembra, anche dei libri della challenge dello scaffale strabordante ed è un retelling della favola di Fantaghirò, quindi adoro, cioè non vedo l'ora di leggerlo in realtà quel libro, spero che sia bello perché ho delle aspettative altissime. Il terzo volume estratto è 2045, lettere da un futuro passato, mi sembra, sia io ho scritto solo 2045, comunque un libro edito Idea, immagina di essere altro, dovrebbe essere un distopico, ne ho sentito parlare benissimo, me lo sono fatto regalare due Natali fa, ancora non l'ho letto. Le trame dei libri, io ve lo dico, tutti i libri saranno linkati giù nell'info box come sempre. Io sono una persona che si scorda qualsiasi cosa, quindi io leggo la trama di un libro, se mi interessa lo metto in wishlist, poi io mi scordo di che cosa parli questa cavolo di questo libro. Però so che mi aveva incuriosito perché se no non sarebbe stato nella mia wishlist, quindi poi io compro i libri e quando li leggo è un po' come se fossero a scatola chiusa, nel senso so che mi piaceranno ma non mi ricordo più di che cosa parlano. Comunque, detto ciò, siamo al quarto libro. Il quarto libro è Ritorno a Christmasland. Allora, questo libro io l'ho acquistato perché avevo guardato la serie TV che mi era piaciuta tantissimo ma che non è finita, l'hanno interrotta. E quindi ho acquistato il libro sperando così di sapere come va a finire questa serie. Una serie molto particolare che a me era piaciuta tantissimo e è il libro scritto da Joe Hill, quindi insomma un autore anche abbastanza famoso, mi incuriosiva moltissimo, l'ho acquistato e così ho la scusa per leggerlo. Poi, allora, 1, 2, 3, 4, il quinto libro estratto, Il segreto della curatrice. Tra l'altro, piccolo spoiler, ho acquistato ieri proprio,
Il terzo e ultimo volume della trilogia del Segreto della Curatrice di Laura Usai. Io ne ho sentito parlare benissimo di questi libri, ho acquistato appunto tutti e tre. Tra l'altro, se siete interessati, ci sono anche gli audiolibri, mi sembra, su Audible, quindi potete anche ascoltarli i primi due. Poi, sesto libro, Bambi, ecco, piangiamo un po', della collana Storie meravigliose della RBA, Bambi, va bene, non ero pronta a piangere, però ok. Settimo libro, L'altra anima della città, anche questo è un libro che avevo inserito, ho inserito nella sfida dello scaffale strabordante. Spero di leggerlo. È un libro che a me interessa moltissimo, che tra l'altro ho autografato dall'autrice, ma che ancora non sono riuscita a leggere. Devo trovare assolutamente il tempo per leggerlo quest'anno per forza. Ottavo libro, vediamo un po', ne ho pescati, ecco. Ottavo libro. Il sigillo degli dèi. Ok, allora, il sigillo degli dèi sono dovuta andare a controllare perché non mi ricordavo più che cos'era. È un libro che io ho acquistato, edito Blueberry Fantasy Edizioni, ma che poi è stato ritirato, cioè l'autrice, perché mi sembra sia una donna, ripubblicherà il libro per conto suo, credo. Quindi io ho questa edizione, non credo si trovi al momento, però comunque è un libro che a me interessava leggere e che quindi leggerò molto volentieri. Nono libro. Vediamo un po'. La principessa sposa. Quanti di voi hanno visto e amato La storia fantastica? Era uno dei miei film preferiti quando ero piccola, mi faceva morire dalle risate e ho scoperto che il film è preso dal libro La principessa sposa, edito Marcus y Marcus. È un libro tra l'altro anche abbastanza breve. Mia sorella l'ha letto ora, praticamente in questi giorni. Ha detto che è meno bello del film, però spero appunto di leggerlo perché sono ormai troppo troppo curiosa. Decimo libro. Rapunzel, anche qua penso sia una raccolta di racconti di RBA Storie meravigliose. Tra l'altro, RBA ha fatto uscire nuovamente questa collana, quindi se vi siete persi qualche numero o se non ne avete acquistati punti, ma in realtà volete un po' volete acquistarne alcuni, sappiate che è uscita nuovamente, quindi sul sito RBA trovate tutte le uscite che ci sono e poi andate nella vostra edicola, in un'edicola qualsiasi e chiedete all'edicolante se vi ordina i titoli che vi interessano, quindi sappiate questo e sono contenta che ne sono usciti due, Bambi un po' meno perché non ho voglia di piangere, però almeno li leggo perché per ora di tutti quelli che ho preso e sono tanti, ho letto solamente Pinocchio. Ultimo libro. Così si perde la guerra del tempo. È un libricino. Allora, io ho sentito parlare molto bene di questo libro, però so che è un libro un po' particolare, soprattutto credo per la scrittura in sé. E anche se è piccolo, mi spaventa un po', devo essere sincera. Quindi l'ho acquistato con tanta voglia di leggerlo, poi questa voglia è andata un pochino a scemare lasciando il posto al timore, non so perché. Quindi diciamo che averlo in questa lista, in questa TBR, sicuramente mi darà una smossa in più appunto per leggerlo. Io spero di riuscire a leggere questi libri che sono stati estratti. Come al solito, credo anche come tutti, non penso di essere l'unica, ogni anno ci facciamo delle bellissime TBR, dei buoni propositi, cerchiamo in tutti i modi di rispettarlo, ma poi in realtà leggiamo tutt'altro. L'anno scorso ho letto 120 libri e della TBR erano pochissimi, ad esempio, quindi vediamo che cosa riusciamo a fare quest'anno. Sicuramente vorrei cercare di gestire meglio le collaborazioni, perché negli ultimi tempi
ho letto praticamente solo collaborazioni, non ho più avuto spazio per leggere i libri che ho acquistato, che mi sono stati regalati, quindi dovrei cercare intanto di gestire meglio questa parte, diciamo, di letture, in modo da dedicarmi di più ai libri che ho acquistato io. Fatemi sapere se voi siete soliti fare delle TBR, che cosa avete, quali libri vorreste leggere, quest'anno, quali libri state aspettando, che ancora magari non sono usciti ma che volete assolutamente leggere. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!